Cioè, questo è stato un lavoro molto strano, molto strano. Cioè, non molto strano, insolito per me. Per me è stato insolito tutto, capito? Ma proprio tutto. Tra cui questo tipo di conoscenze, di frequentazioni. Perché chiaramente tutto è partito con Ilaria. E hanno cominciato a chiacchierare e noi ci siamo inventati una risposta. Quello ci ha creduto e per questo fa vedere quello schizzo. Quello parlava, io disegnavo, ma in silenzio. Il grande motivo dominante per me era fare qualcosa per i dipendenti. Siccome sarebbero stati dipendenti di là, l'avrebbe dovuto fare Ilaria questo fatto? No? L'avrebbe dovuto fare Ilaria? Ilaria l'avrebbe dovuto gestire, l'avrebbe dovuto costruire. Perché lei allora apparava un altro sogno di Giovanni Duva, che era dare altra persona innamorata degli altri. Altra persona sembra adesso un pazzo scatenato, invece quello è uno che si innamora, come De Micheli, come me, come la figlia, delle persone, e con queste persone fa certi fatti. Uè, Chicco, Ilaria mi ha seguito in questa mia tentativa un po' surreale di mettere insieme le cose. E quindi siamo stati a Santa Croce, quello ci ha parlato di queste cose, noi abbiamo cominciato a farla, e dopodiché che fa? Si interessa a questo progetto, le risponde. Io chiaramente l'ho buttato sul piano tipologico e ho difeso sempre l'idea di mettere a lavorare i dipendenti di Lara. Quindi io mi sono fatto certe appiccicate di tuono per portare avanti che questi ragazzi non potevano stare fuori a lavorare d'inverno, d'estate, la pioggia, hanno bisogno di un po'. Ci stava questo sogno di mettere un po' d'ordine, perché il flusso turistico era talmente tale che entravano là senza cappelli, senza cose, scollati, il prete si faceva pigliare i pazzi, i francescani non ci stavano più, non diventati tre, non potevano più organizzare niente, non ci stava sorveglianza, non ci stavano custodi, ci stavano due o tre ragazzini che facevano le cose. De Michele dice, noi come facciamo a organizzare? Come fai a dire alla gente, entra qua confessata e comunicata? Invece di essere coercitivi, e là ci sta anche una visione politica dell'accoglienza, politica, laica, che io ho imparato a Firenze. Cioè io questo modo... come dire, l'accoglienza in generale, ecco, mo si vede, insomma, qua mi piace stare a chiacchierare, l'ho imparata su una terrazza ischitana, forse a volte esagerando, però mi piace più parlare così con la gente, chiacchierare. Lui, Ilaria, hanno una visione di diritto che io non ho mai avuto, non ho mai avuto. Io sono molto, come dire, estemporaneo. Quelli invece sanno che cosa vanno trovando, lo sanno bene. De Micheli sapeva che cosa andava trovando, ma non capiva che poteva essere un oggetto. E allora che dobbiamo fare? Quello che lui ha detto come clessidra, facciamo un buco più ristretto, la gente passa più lentamente, invece di entrare tutti quanti dentro e scappate. Grande masse, non le facciamo entrare in un grande portone, ma le facciamo entrare in un piccolo punto, un piccolo tunnel nel quale poi... sanno che si comporta così, che si mette questo, si sta al depliante, rallentano, e questo rallentare le fa uscire a uno alla volta, un po' più tranquilli, e entrano in chiesa e forse si inginocchiano, non lo so, o comunque hanno un cambiamento di stato. Questo era il sogno, cioè questo è stato.